possono essere un progetto di architettura perfetto, bellissimo, ma presuppongono una comunità e una condizione sociale perfetta. Messa in quella condizione estrema non funziona. E non è un problema di architettura, è un problema di far finta e di ambire a qualcosa che non esiste. E questo è un problema di tante piazze, no, dei quartieri popolari che noi conosciamo, che restano vuote e poi vengono vandalizzate, vengono abbandonate. E poi c'è la topia, cioè il fatto che esistono dei luoghi, in particolare dei luoghi connessi alle infrastrutture, come gli aeroporti, che sono un po' uguali in tutte le parti del mondo. Cioè, sto a Capodichino, o sto a Hong Kong, o sto a New York, c'è quella stessa area, anche un po' tranquillizzante per chi viaggia, perché si sente sempre a casa, però non è un posto, non è legato al contesto. Ancora un meccanismo, diciamo, di discontinuità spaziale all'interno del territorio. Ecco, seconda e ultima parte della presentazione, perché ripartire dai vuoti? Ribadisco ancora qualcosa che ho detto all'inizio, cioè perché è centrale invertire il punto di vista, non pensare più alle parti, ai recinti che compongono il tutto, ma pensare a quello che c'è tra i recinti, agli scarti, a quello che in genere un piano urbanistico dimentica, cioè la distanza tra le parti. Lavorare su quella distanza, indipendentemente dal fatto che esiste un PUC che ragiona e regola giustamente gli interessi fondiari e territoriali, le infrastrutture, la mobilità, ma ragionare concretamente sulla trasformazione dell'inverso di quello che resta tra queste parti è una cosa che può da subito cambiare la prospettiva e anche coinvolgere la comunità nella trasformazione concreta di alcuni spazi. Immagine di Casoria, vabbè, naturalmente qua si vede molto bene quello che ho detto prima, no? Centro antico, compatto, pochi vuoti e tanti costruiti, pian piano che si va verso la periferia cominciamo a vedere che il rapporto si inverte. Però man mano che vado in periferia, in realtà a me sembra meno praticabile lo spazio aperto, eppure ce n'è molto di più, ed è spesso abbandonato, dimenticato o vandalizzato. Immagini sempre della nostra ex Campania Felix, cioè terreni che producevano anche se raccolti all'anno che oggi sono abbandonati. Quindi una questione anche politicamente molto rilevante, no? Anche dal punto di vista economico in realtà molto rilevante. Spazi serventi, cioè spazi liberi come i parcheggi dei supermercati, che sono queste grandi piastre assolutamente dannose per l'ambiente ed assolutamente dannose perché rendono in realtà la scatola commerciale isolata dal contesto, raggiungibile solo in automobile. Nessuno può andare a un centro commerciale a piedi, neanche volendo, molto spesso, anche se il centro commerciale è vicino alla città. Ed infine un piccolo elenco molto provvisorio delle tipologie di questi spazi, su cui poi abbiamo cominciato a fare quel ragionamento sulla Casoria contemporanea e distinguendo sostanzialmente due tipi di spazi vuoti interessanti, cioè le parti antropizzate, che potremmo dire decadute, cioè il cui vecchio carattere costitutivo è sfocato e illeggibile, quindi ad esempio i vuoti non utilizzati tra le parti insediate, le aree che una volta erano coltivate e oggi non più, le aree dismesse, no? Pensate alla questione delle aree dismesse a Casoria. Io è un po' di anni che seguo questa cosa, sono almeno 10 o 15 anni, no? Che la questione delle 4 delle 5 grandi aree dismesse di Casoria al centro del dibattito, ma è tutto fermo in realtà, non solo a Casoria, pensate a Bagnoli. A Bagnoli doveva essere la grande trasformazione, ma non si arriva ancora al risultato, no? Anzi, il primo atto che hanno fatto a Bagnoli per fare il nuovo parco è stato tagliare tutti gli alberi. Per cui la gente di Bagnoli è cominciata a sfiduciarsi in maniera molto seria, no? Gli unici che ci credono ancora, si potrebbe dire, sono quelli là del mercato immobiliare, perché i prezzi continuano a salire. Ma questa è un'altra questione. Invece la questione delle aree dismesse può essere completamente ribaltata guardando a quello che c'è fuori. Cioè agli spazi che poi in realtà non vedono incrementare il loro valore fondiario, eppure nessuno se ne interessa. E poi le aree che sono vicine alle infrastrutture, i frammenti di natura naturans, cioè le parti che poi si sono in realtà anche rimboschite negli anni, cioè sono nati dei boschi spontanei in molte zone che sono dimenticate. E questa può essere una risorsa in taluni casi.
oppure gli spazi subordinati serventi, l'altra grande macrocategoria, come quelle dei grandi parcheggi connessi alle infrastrutture, oppure connessi ai centri commerciali, i frammenti di orti urbani che si trovano nella città, le nuove piazze non autorizzate dei quartieri pubblici, i tanti quartieri in a casa, gli ACP fatti nel dopoguerra. Questi spazi sono spesso marginali, eppure potrebbero essere utilizzati in maniera molto più interessante. Poi infine un vero e proprio spaccato di questa tipologia applicato alla zona dell'IKEA, quindi tra Fragola e Casoria, in cui vediamo tutte le cose di cui vi ho detto prima in sequenza quasi perfetta, diciamo. E quindi questa dimostrazione di come il tema qui sia particolarmente interessante e ricco di riflessioni. Ecco, io mi fermo, mi scuso se sono stato lungo, ma il tentativo di adattare tutta una serie di considerazioni alla realtà locale non è semplice, però per me, vi ripeto, di estremo interesse, spero anche di aver, come dire, di suscitato l'interesse di chi ascolta. Vi ringrazio.